Eccomi qua, ciao a tutti. Allora, prima cosa che vi devo aggiornare con l'iPhone, praticamente. Aggiornamento questo, mi hanno rimandato il mio cellulare, sì, non mi hanno riparato, sì. L'hanno detto che è stata la mia colpa praticamente perché il cellulare non va. Io invece che ho detto lo faccio vedere finché in garanzia. E dice no, praticamente dopo adesso dovrò andare all'Apple Store e sentirò quello che mi dicono, ma questo qua cioè, farò poi la prossima settimana, ci andrò la prossima settimana. Intanto questo video qua vi volevo far vedere i miei acquisti di ultimo mese, ecco. Quello che ho fatto, quello che ho comprato, così almeno ci passiamo una mezz'oretta. E niente, i fiori, ho comprato un po' di fiori e ne ho messi i fiori anche sul balcone. Quelli sotto invece ci ha messo la mia suocera, che gli piacciono piantare i fiori. Abbiamo piantato un po' di fiori. E niente, vi faccio vedere quello che ho comprato. Ho comprato anche questi coltelli, questo coltello qua praticamente, ballerini, taglio benissimo. Non so se avete mai provato, perché io ho ormai coltelli che non tagliano mica. Guardate, taglio un po' di specchio. Però bisogna stare attenti perché qualche volta mi sono tagliata anche un po' la pelle perché. Veramente buono, questo qua. Infatti ho preso solo questo, volevo prendere anche uno un po' più piccolo, però ho detto ci provo perché ci sono tanti coltelli che non tagliano. Vedere anche questo è buono. Avevo quelli dei cinesi, però non andava bene. Ho buttato via, ho ricomprato questo. Ho comprato anche questo qua. Tengo il burro perché mio era di plastica, si è rotto. Ho comprato questo. Prendo un altro coltello perché non vorrei che con quell'altro ho tagliato la cipolla che dopo sa di cipolla al burro. In vetro, ricoperto in bambù. A me piace. Ho acquistato anche questo portaspezie, non so se vi ricordate, c'erano tutte le spezie qua che c'era un casino. Ci ho messo queste etichette qua che così si staccano, li rifaccio. È molto più ordinato così. Ecco, un'altra cosa che abbiamo acquistato è questo specchio qua, che l'ho messo adesso al posto della pianta, che c'era una pianta qua. Ho
Intanto lo tengo qua, poi non so se devo rimettere da qualche altra parte, adesso ci guardo, però intanto lo lascio qua. Qua invece avevo messo le calle, che prima c'erano di più, ormai poverina, vedete questa ormai la devo buttare via, però mi piace moltissimo le calle. A parte quello che ho fatto vedere già prima, ho comprato anche la terra, questa qua di Max Factor, perché quell'altra vi ricordate che era tutta, era da buttare via, ecco. E poi ho comprato anche questa qua, questa è molto bella, anche questa terra molto bella, guardate. Adesso l'apro. Visto che io lavoro sempre in mezzo alla gente, no? Adesso ne so una nuova legge che puoi non usare la mascherina. Io la mascherina la uso sempre, ecco. Anche quando andiamo a lavorare, ma tutti noi usiamo la mascherina, ecco. Visto che usiamo la mascherina, io non mi trucco più di tanto. Cioè, l'ho comprato queste, così me le metto, non so, l'estate quando non metto la mascherina, ma metto la mascherina, ecco. E allora mi sono ricomprato, non so se avete mai provato, questa qua della Colestar. Queste sono le gocce magiche viso concentrato autoabbronzante, effetto ultra rapido. Infatti vedete, io mi sono messa qualche giorno fa e sembro abbronzata, ecco. Non mi trucco, preferisco mettermi queste goccine qua. Faccio vedere com'è. L'avevo già comprato tanto tempo fa, così evito di truccarmi. Ci metto solo questo. Ci vogliono poche gocce, metto sul viso, basta. E niente, adesso vi faccio vedere. Avevo comprato anche queste anelli qua, vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere così. C'era una fiera qua vicino, c'era un ragazzo, un bimbo, ecco. C'era un bimbo che vendeva con la sua mamma, ha detto vabbè, lo comprerò, dai. E sono in argento, pagato poco, ecco. Sono in argento, però le ho comprate. Sono molto belle secondo me. Oggi vi faccio vedere tutto, eh. Adesso andiamo, faccio vedere anche le scarpine che ho comprato, anche la borsa, anche qualche vestito. Andiamo a vedere. Ah, ecco. Eccoci qua, faccio vedere la borsetta che mi sono comprata. La borsetta, avevo pagato 20 euro questa borsetta qua. Non ricordo neanche dove l'abbiamo comprata. Vabbè, comunque al mercato 20 euro ed è di Carla Ferroni, non so che marca è. Vabbè, ce l'ho anche l'acqua. Questa qua l'ho presa in chiesa per Pasqua, è ancora lì perché mi sono messa la borsetta per Pasqua. l'acqua benedetta. Allora, poi mi sono, visto che avevo comprato quella borsetta qua, per Pasqua non sapevo cosa mettermi come scarpa, ecco. Io i tacchi, non vado tanto d'accordo con i tacchi, perché non usando mai, non sono più abituata ad andare con i tacchi, ecco. 18 anni non era così, perché 18 anni ti metti i tacchi quando vai in giro, no? Adesso no. Allora, mi sono comprata anche queste scarpine qua. Beh, i giovani di oggi diranno una scarpa da vecchia. Ragazzi, una scarpa da vecchia sì, però dato la mia età, non è che metto queste scarpe qua. E secondo me sto bene con quella borsetta qua. È vero? Secondo me sì. Poi, un'altra cosa. Sono andata allo stock, c'è uno stock qua di vestiti,
sono passata lì un giorno, ho comprato un po' di vestiti. In tutto avevo speso su 80 euro, ecco. Adesso vi faccio vedere, però i vestiti non piacciono a tutti. Infatti qualcuno mi hanno già bocciato, adesso vi faccio vedere. Allora, prima di tutto ho comprato questo cardigan qua. Questo è bello. Sempre da vecchia, giustamente. Ma dico così perché i ragazzi di oggi, quelli che hanno 16 anni, dicono guarda, c'hai i vestiti che lasci stare. Ecco, dico per esperienza, ecco. Questo qua, tipo un coprispalle, che è molto leggerino, che me l'ho detto di estate poi. Questo qua. Poi ho comprato anche questo vestito qua, questo è bellissimo. Sempre molto classico, nero. Questo va bene. Adesso aspetta. Poi ho preso questo. Questo da Desigual, però come dico, cioè, sono tutte le cose, diciamo, di marca, però sono così. Questo mi hanno bocciato, anche l'altro mi hanno bocciato. Questo, ditemi voi se posso mettere un vestito così. Questo un vestito invece così sarebbe poi di, questo sarebbe poi di Ralph Lauren, però a casa mia dicono che questo sembra un vestito da, sì, da vecchia. Però non mi sembra tanto così brutto, voi che ne dite? Questo mi hanno proprio bocciato. Secondo voi è da bocciare questo? Ci metto la cintura blu. Però ho comprato anche la cintura, se faccio vedere. Cioè, secondo me non sta male. La cintura, un cinturino da poco, da qualche euro, ecco. Però da bocciare secondo voi questo? Cioè non saprei cosa metterci sotto, cioè, anche se ci metto una scarpa nera forse è meglio un beige, però beige non ce l'ho, non lo so a questo punto, perché quando la gente ti dice no, no guarda che questo qua è brutto, dopo ti viene in mente anche te, forse è brutto veramente, no? Ditemi voi se è brutta veramente o posso usare secondo voi. Va bene, tutto qua. Ed eccoci qua, vi ho mostrato tutti i miei acquisti. Aspetta un attimo che mi metto un po' così. I miei acquisti vanno benissimo, ecco. L'unica cosa è che non mi convince tantissimo quel vestitino ultimo che vi ho fatto vedere con la riga rossa. La mia suocera mi ha detto, mi sembra la mia suocera, c'è sempre quei vestiti lì, ha detto allora bene, stai attenta perché divento la tua suocera. Oddio, è così. Spero che vi ho fatto un po' di compagnia, monterò il video, continuerò a montare il video anche se l'audio non va, cioè non va a me, non mi va, perché quando ascolto io non va bene. Poi se voi sentite qualcosa ditemelo, perché io non riesco a capire se il mio video è montato bene o c'è qualcosa nell'audio, ecco. E niente, spero che vi abbia fatto compagnia e ci vediamo la prossima volta. Intanto carico qualche video, anche se l'audio non va, tengo il cellulare così intanto, e poi vi dico la prossima settimana ci andrò all'Apple Store e vi aggiorno. E così.
Ciao ciao a tutti.